Benvenuti, tredicesimo appuntamento stagionale con Minor League. In questa puntata ci occuperemo di judo, una delle principali arti marziali, le discipline di origine orientale fra le tradizionali, le più note anche il karate, il kendo, il judo, sono comunque nate negli anni innumerevoli varianti, alcune anche poco ortodosse, aikido, shorinji kenpo, taekwondo, soltanto per citarne qualcuna, per fare un po' di chiarezza e capire quali erano le cinque arti marziali tradizionali. Abbiamo scomodato un'autentica autorità nel campo, Tanino Minissale, esperienza ultra cinquantennale, lui lo storico fondatore della palestra Yamaarashi che ha sede proprio nella nostra città, e abbiamo anche ascoltato due dei principali allievi, ancora minorenni ma già laureatisi più volte, campioni italiani nelle categorie esordienti e cadetti, il caso di Angela Bombara e Andrea Villari, e allora li ascoltiamo in queste interviste. Siamo con Tanino Minissale, un maestro che pratica judo da 55 anni, una grandissima esperienza e la scelta poi, nel lontano 65 di fondare una palestra a Messina. Com'è Sì. nata questa sua passione? La passione è nata dal contagio avuto da un mio fratello più grande che cominciò a praticare judo nella polizia. Poi, durante una licenza, venne a Messina e allora c'era che praticava judo il maestro Bonfiglio, che era buon amico di mio padre. Andammo a fare una visita in questa palestra e da lì nacque questo contagio che mi porta appresso da 55 anni. Iniziò a praticarlo nel 1954, poi per scalare, potremmo dire così, i vari livelli, e ci mise circa 9 anni. Nel 1963 raggiunse la cintura nera. Ecco, le chiedo un po' di spiegare quali sono tutte queste gradazioni cromatiche che caratterizzano proprio questa disciplina. Il tempo per poter raggiungere la cintura nera allora per me fu data dalla grossa difficoltà di conseguire questo grado a quei tempi, oggi è molto più accessibile. E quando si comincia a praticare judo, la prima cintura che si indossa sul costume che viene chiamato judoki, costituito da una giacca e un pantalone fermato da una cintura, è la bianca. Poi, in funzione della pratica e delle capacità che si acquisiscono, l'insegnante passa a delle altre graduazioni che vengono sempre date da un colore di cintura. Dopo la bianca viene la gialla, poi l'arancione, la verde, la blu, la marrone e poi si arriva a questa benedetta cintura nera a cui tutti ambiscono. Quando si arriva alla cintura nera, allora non si cambia più, si dice solamente cintura nera di primo dan, che è un grado, un riconoscimento, e così via fino dal primo fino al quinto dan. Quando si arriva al sesto dan, si cambia ancora il colore della cintura, che non è più nera, ma è in orizzontale, bianca e rossa a tratti, bianco, rosso, e diventa questo grado. Si mantiene fino all'ottavo dan, sesto, settimo e ottavo dan. Quando si arriva al nono dan, la cintura diventa tutta rossa. Quando si arriva al decimo dan, e non ce ne sono molti nel mondo, saranno tre o quattro, allora si ritorna ad essere cintura bianca perché è come un ritornare alle origini, perché si è completato il percorso, solo che invece di essere la cintura normale è il doppio in altezza affinché non ci siano possibilità di confusione nel vedere quella cintura bianca, magari una persona di una certa età. Sono gradi che una volta acquisiti non si possono perdere, non c'è la possibilità di regredire. Assolutamente, no, assolutamente. Sono delle capacità, dei meriti che sono stati acquisiti e che sono stati ratificati o dalla palestra o dalla Federazione Nazionale. Il judo è una delle cinque arti marziali tradizionali, per la verità, ci sono poi tanti altri nomi perché, ci sono alcuni stili differenti, alcune discipline che effettivamente derivano da queste tradizionali, altre che invece hanno poco, soltanto l'origine effettivamente orientale. Le chiedo prima di tutto di illustrarci quali sono le cinque arti marziali tradizionali per fare un po' di chiarezza. Lì dove c'è maggiore confusione è quelle discipline in cui si colpisce con i calci e con i pugni, no? Ma tradizionalmente nell'antico Giappone feudale le discipline erano quelle del tiro con le frecce, l'arte della spada,
l'arte dell'andare a cavallo armati, e poi c'era quella della caratteristica a mani nude che quando nacque si chiamava Jiu-Jitsu. Però il Jiu-Jitsu era effettivamente una bellissima arte di attacco e di difesa, ma aveva anche alcuni aspetti poco consigliabili perché c'era da farsi del male. Ed è da una frequentazione di queste scuole che un giapponese, che poi fu il fondatore del judo, che si chiama Jigoro Kano, lui fondò la sua scuola che venne chiamata Judo, che a differenza del jiu-jitsu soprattutto, non è più l'arte del colpire, ma è l'arte della morbidezza, della cedevolezza, della flessibilità. Infatti, mentre Ju è proprio morbido, flessibile, Do è la via, non è più l'arte come Jiu-Jitsu. E lì, appunto, il principio, la parte migliore che si insegna agli atleti è che quando tu subisci una spinta, mai, mai resistere a quella spinta, ma cedere per creare uno squilibrio nel corpo dell'avversario e quindi approfittare di questo squilibrio per poi poterlo contrattaccare. Il judo è una disciplina che, non perché la pratico, ma è molto consigliata oggi soprattutto, che finalmente è stato sfatato quella famosa diceria di violenza, perché ancora non si conoscevano effettivamente gli effetti benefici, non c'era questo approfondimento. Oggi, in una casistica che possiamo dimostrare chiaramente, dove c'è una illustrazione di un giornale medico, dove fra 18 discipline sportive le caratteristiche principali, vede che il judo primeggia, ha solo una negatività, se così si può chiamare, che è quello di non essere praticato all'aperto, ma volendolo si può pure praticare, basta stendere le materassine per terra. È lo sport più completo, come dimostrano questi studi. E dicevamo che ci sono alcune discipline che derivano da quelle tradizionali che lei citava, Kendo, Kyudo, Judo, Karate, ed è ad esempio il caso dell'Aikido. Ci sono invece altri stili che nulla hanno a che vedere con queste cinque arti marziali tradizionali. Guardi, tutto quello che viene dall'Oriente oggi viene inquadrato come arti marziali. Non è così, è generica la cosa, e quando si dice arti marziali è per far capire che è qualcosa che appartiene al mondo orientale. Il judo si stacca da tutto questo perché è l'unica disciplina dove c'è un corpo a corpo, dove c'è la necessità di stare a contatto con l'avversario. Tutto il resto, che è appunto basato su calci e pugni, nel tempo sono nati tanti di quegli stili che non è difficile per un rosso amatore inventare una qualche cosa e quindi diventare un caposcuola. Questo ha creato molta confusione, ha fatto sì che nascessero parecchie organizzazioni anche a livello mondiale, ed è questa una delle cause principali per cui il karate oggi non è riuscito ad entrare alle Olimpiadi, alle prossime Olimpiadi, anche come sport dimostrativo, e addirittura gli è stato preferito al golf e al rugby Il judo invece è una disciplina olimpica. a sette. Disciplina olimpica, noi siamo abbastanza quotati, non dimentichiamo che nell'ultima Olimpiade appena conclusa a Pechino abbiamo avuto un atleta del judo che ha conquistato la medaglia d'oro, Giulia Quintavalle. Siamo molto orgogliosi di questo perché noi che facciamo pure la lotta nella mia federazione la lotta abbiamo portato due campioni olimpici, e se consideriamo che l'Italia in tutte le discipline sportive ha fatto solo 7 medaglie, due alla stessa federazione, mi pare che possono essere motivo di grosso orgoglio. Lei ha fondato a Messina la Yamarashi nel 65 e da allora diciamo che il judo a Messina ha fatto tanti passi in avanti, sicuramente fra le arti marziali quella con più praticanti nella nostra città. Posso, senza ombra di dubbio, posso dire che sicuramente è quella che ha la maggiore visibilità tutt'oggi, anche ormai diciamo che c'è una grossa tradizione, c'è una scuola ben chiara, ben collaudata, e nel tempo abbiamo avuto dei grossi risultati con degli atleti che hanno disputato anche l'attività internazionale, partecipando anche a campionati europei e mondiali. E abbiamo anche un atleta qui a Messina che ha fatto quelle Olimpiadi, anche se non è messinese,
è polacca, però si è sposata poi con un maestro messinese, maestro Costa. In città e in provincia sono numerose le scuole affiliate alla FICILCAM, che è la federazione. Sì, questo è l'aspetto positivo, perché in città abbiamo sette società, diciamo che sono ben distribuite, e poi abbiamo sia nella fascia tirrenica che nella fascia ionica abbiamo delle palestre di judo e una addirittura è a Lipari, che fanno un'attività anche abbastanza consistente e con tutte le difficoltà immaginabili che ci possano essere. Tornando alla sua scuola, la Yamarashi, avete ottenuto risultati di assoluto rilievo, addirittura 39 titoli italiani. Sì, nel tempo oggi siamo a questo, abbiamo ottenuto 39 titoli di campioni italiani, oltre quelli che sono stati i piazzamenti, medaglie d'argento e medaglie di bronzo, e quello che possiamo dire è che siamo orgogliosi anche per aver dato un grosso contributo all'attività internazionale, avendo avuto degli atleti che hanno rivestito la maglia azzurra. L'esempio più lampante è quello di Mimma Soraci, una mia allieva, che oggi è insegnante nella sua palestra, la EIWA, che ha raggiunto in 10 anni di attività di nazionale, ha raggiunto veramente dei grossi vertici, compreso una medaglia d'argento ad un campionato europeo, una medaglia d'argento ad un campionato mondiale universitario e tornei di grosso prestigio che l'hanno sicuramente fatta diventare atleta di valore. Poi non dimentichiamo quelli che sono stati coloro che hanno dato veramente lustro alla nostra società, e nel tempo ricordo Achille Balsamà, Pippo Cardile, Todaro, i gemelli Galletta, per poi andare recentemente a quelli che sono Antonella Romeo, che ha smesso da poco, e in questo momento devo dire che abbiamo due gioiellini che si chiamano Angelina Bombara, è una ragazzina di 15 anni, e che in un mese adesso ha vinto due titoli italiani, quelli della sua età e quelli dell'età superiore, e che è in nazionale e che ha ottenuto un magnifico terzo posto al campionato del mondo cadetti l'anno scorso a Budapest. E c'è il giovane emergente, perché è al primo anno che si trova impegnato nell'attività internazionale, che è Andrea Villari, che sta facendo vedere delle buone cose, sta facendo la sua esperienza internazionale. Tutti e due gli atleti sono tornati settimana scorsa da Fuengirola in Spagna e hanno ottenuto entrambi la medaglia d'argento, e giorno 24 e 25 saranno impegnati in Slovacchia a Teplice per fare un altro torneo internazionale, con la speranza che possano migliorare le prestazioni precedenti. Per chi si volesse avvicinare al judo nella vostra struttura, al di là dell'attività vera e propria, svolgete comunque un minimo di pesistica, di attività in palestra, avete allestito anche questo. È stata una necessità, perché ci siamo resi conto che, come in tutte le discipline sportive, a livello di capacità tecniche poi necessita qualcosa in più. Oggi fare un po' di attività di preparazione, di potenziamento con un po' di carichi, e allora è diventato doveroso attrezzarsi per poter potenziare quegli atleti in maniera da poter dare qualcosa in più per le loro prestazioni. Ad aiutarla in questa attività c'è un altro istruttore, siete in due a seguire i ragazzi. Sì, io ho la fortuna di avere un collaboratore che è pure mio cugino, si chiama Nuccio Costantino, una persona validissima con il quale ci lavoro da circa 20 anni, ed è un collaboratore che forse tutti vorrebbero avere per la tranquillità, la modestia, ma soprattutto il filtro che riesce a fare fra me e gli atleti. Quanti gli iscritti della vostra scuola e quanti invece i praticanti della nostra città? Io conto sui circa 50 atleti, che sono più o meno fissi, ma dipende dal periodo, perché quando arriva il periodo, per esempio, di fine anno scolastico, allora ne troviamo al 50%. Io credo che in tutta la città possiamo contare circa 500 praticanti di judo, con età che parte dai 5 anni fino anche oltre i 30 anni.
Con il passare degli anni sono cambiati i regolamenti e è cambiata anche la larghezza della zona di sicurezza, quella che si trova all'esterno della zona di combattimento. Questo vi ha imposto l'abbandono della struttura del Velo Europa, almeno per quanto concerne le competizioni ufficiali. Dovete trasferirvi invece nei principali palazzetti cittadini. Questo purtroppo è stato il grosso problema in cui ci siamo venuti a trovare perché col passare degli anni il judo è diventato sempre molto più fisico e quindi è diventato molto più veloce, molto più dinamico e le aree su cui si combatteva prima, che bastava avere un 5x5 di area di gara, era sufficiente. Col passare del tempo, soprattutto sollecitando gli atleti ad essere sempre molto più attivi, abbiamo dovuto necessariamente avere un'area di gara molto più ampia. Oggi per poter gareggiare abbiamo bisogno di uno spazio di 13x13 e naturalmente questo non ci permette più di poter fare l'attività agonistica nelle nostre palestre. Siamo dobbiamo giocoforza ricorrere a quelli che sono gli impianti comunali e addirittura fino a qualche anno addietro noi andava bene pure il Palatracuzzi, con le nuove dimensioni di aree di gara non ci è più sufficiente e siamo costretti ad andare al Pallarecifina con tutti gli annessi e connessi sfavorevoli che troviamo perché c'è troppa attività concentrata in quell'impianto e naturalmente non è possibile condividerla con tutti. Lei organizza ormai da 23 anni un memorial dedicato alla memoria di suo padre e avete spesso difficoltà anche nell'ottenere proprio la disponibilità del Pallarecifina per poter ospitare una manifestazione che porta in città circa 400 atleti. Sì, diciamo che questo memorial che è nato a livello regionale, ma il mio obiettivo già fin dal primo anno, una volta collaudata quella che era l'organizzazione, mi ero imposto e preposto di farne un torneo di alto livello. Ormai da circa 15 anni il torneo ha una caratura di livello internazionale e ospitiamo circa 400 atleti, è proprio il minimo che poi noi pensiamo perché vogliamo andare sempre più in alto. Anche quest'anno abbiamo già quattro nazioni che hanno già dato la loro adesione e sono Francia, Romania, Polonia e Ungheria. Siamo in attesa di conferme da Slovenia e Brasile, che l'anno scorso sono stati ospiti con noi. E purtroppo noi abbiamo bisogno di un impianto molto grande. Essendo nel mese di giugno, magari ci viene un pochino facilitato il compito perché sono finiti i campionati di pallavolo, di pallamano, di calcetto, quindi abbiamo una maggiore tranquillità. Ma devo dire sinceramente, se io mi blocco, mi condiziono a organizzare un campionato italiano a Messina, proprio perché so che andremo a dare fastidio alle altre discipline. Quindi mi sono un po' condizionato da questo. Non avremmo naturalmente difficoltà ad ottenere un campionato italiano che porterebbe nella nostra città perlomeno 2.000 persone. Nel corso di questa trasmissione abbiamo già raccolto le lamentele di chi pratica tante discipline che vanno magari dalla scherma alla pallacanestro. Il grande cruccio forse è legato a una scarsa attenzione della politica. Avete lamentato l'assenza di un vero e proprio assessorato allo sport. Ci sono poi magari anche dirigenti che devono intervenire in merito alla divisione delle strutture fra le varie discipline che hanno mostrato un po' di scarsa preparazione. Sinceramente non li invidio nel compito che hanno, perché sono molte, molte le società che intendono usufruire di impianti comunali adesso c'è un dirigente che sta facendo un buon lavoro, devo dire, il signor De Francesco, devo dire che è una persona competente e molto disponibile, che ha dato una certa svolta. Purtroppo, soprattutto il Pallarecifina è un impianto molto grande, molto bello, che andrebbe valorizzato in maniera diversa, attraverso una manutenzione un pochino più costante. Noi ci lavoriamo lì, ma non possiamo andare ad allenarci, per esempio, perché non ci sono spazi disponibili. E
e devo dare atto al signor De Francesco della sua disponibilità a vedere un attimino di come poter gestire la questione. E noi abbiamo un grosso problema: il nostro calendario sportivo comincia a gennaio, gli sport di squadra cominciano a ottobre, loro arrivano sempre prima. È giusto che chi arriva venga data la precedenza, la priorità. Cosa chiede a questo 2010, sia dal punto di vista dei risultati che magari potrebbero conseguire i suoi atleti, ma poi si prefigge qualche obiettivo in particolare? Ha già rimarcato la completezza di questa disciplina che potrebbe essere insomma un'indicazione positiva per le famiglie che magari devono scegliere uno sport da far praticare ai propri figli. Io posso solamente dire che consiglio, ma non per essendo parte interessata, vivamente, vivamente, prima di poter andare a individuare una disciplina sportiva per i ragazzini dai 5 anni in poi, di guardarsi attorno e vedere che cosa offre il mercato sportivo. Perché molte volte si scelgono le attività perché sono vicino casa o perché il genitore voleva fare quella data attività sportiva, o perché il compagnetto di classe già fa un'attività. Il judo è uno sport completo, è uno sport completo perché si è convinti ormai di questo, che è socializzante, è allenante perché allenano la destrezza, l'abilità motoria. Cadere, per esempio, fare delle capovolte, cadere all'indietro non è facile per nessuno, e queste sono le basi fondamentali che devono imparare i ragazzini che vengono a fare judo. Devono imparare a saltare, devono imparare a rotolare, devono imparare a gestire il proprio equilibrio. Non è facile. Quindi per me è veramente indicativo poterle avviare alla disciplina del judo. Io ho dato una svolta ultimamente a quello che è l'impegno di questi ragazzini. Normalmente si organizzano sempre le competizioni, e quindi fare la gara dove il ragazzino vince, perde e non sempre è soddisfatto di quelli che sono i risultati. E allora stiamo facendo, già è la terza edizione che lo facciamo, dei grandi raduni dove tutti i ragazzini che vanno dai 5 agli 11 anni di tutta la Sicilia e buona parte della Calabria si radunano insieme e hanno motivo così di stare insieme disputando 6, 7, 8 combattimenti senza però avere l'assillo del vincere, del perdere, la gioia o la delusione. Dobbiamo dare maggiore serenità, il judo la dà, soprattutto perché educa al rispetto verso gli avversari. Io credo che il judo sia l'unico sport che quando bisogna praticare c'è sempre un inchino verso il compagno che lo si invita all'inizio della pratica e poi alla fine c'è ancora il saluto perché lo si ringrazia per quello che hanno fatto insieme. Quindi anche educazione, anche socializzazione. Siamo con Angela Bombara, sedicenne messinese, già quattro titoli italiani, due sono arrivati quest'anno. Quando hai iniziato a praticare judo? 4 anni, a Milano. Eri lì con la tua famiglia, poi ti sei trasferita qui a Messina nella palestra Yamarashi. Sì, ho iniziato qui a praticare il judo a 6 anni e da qui ho iniziato a fare un allenamento più agonistico. Dicevamo quattro titoli, due addirittura sono arrivati quest'anno in due differenti categorie, anche se in realtà tu fai parte della categoria cadetti. Sì, ho fatto due campionati italiani, uno a cadetti e uno a junior, sempre nella stessa categoria di peso, 44. È stato difficile confrontarsi anche con atleti un po' più grandi, oppure non c'è chissà quale differenza? No, la differenza si sente perché quelle più piccole magari hanno meno esperienza. Ho fatto con quelle junior e già la differenza anche di forza, di tecnica si sente. Hai svolto anche dei ritiri con la nazionale e hai conquistato due importanti medaglie proprio con la nazionale cadetti. Una è dell'anno scorso che ho fatto i mondiali e ho fatto il ritiro a Ostia con la nazionale, e quindi ho fatto i mondiali
sono andata a Budapest e ho fatto terza ai mondiali. Poi quest'anno invece non abbiamo fatto il ritiro, siamo andati direttamente in Spagna e in Croazia. In Spagna ho fatto seconda e in Croazia purtroppo ho perso il primo combattimento e quindi non ho fatto nulla. Quali i tuoi prossimi obiettivi? Gli europei in particolare e allenarmi bene. Hai conquistato la cintura nera, qual è l'obiettivo? Magari punti a progredire anche lì di livello? Sì, certo, già passando junior il livello da anno in anno cambierà, spero, con i risultati. E perché consiglieresti di praticare judo magari ai nostri telespettatori? La prima cosa è anche perché non è aggressivo come sport, cioè molto ti insegna l'educazione, il rispetto anche del compagno stesso con cui lo fai. E poi perché cioè, è bello farlo, cioè ti rende felice. Siamo con Andrea Villari, 15 anni, due volte campione italiano, una volta vicecampione. Tu hai iniziato a praticare judo proprio qui alla Yamarashi, quando? Quando avevo 4 anni. Dicevamo due titoli italiani, dove li hai conquistati? Il primo l'ho conquistato a Roma, il secondo, quello di quest'anno, è stato a Terni. In che categoria? Il primo a 40 kg e il secondo a 50 Hai conquistato anche tu una convocazione in nazionale e hai ottenuto dei risultati anche a quel livello. kg. Sì, abbiamo fatto due gare con la nazionale, due ritiri. Uno a Zagabria in Croazia in cui ho fatto quinto e uno adesso in Spagna in cui ho fatto secondo. Angela Bombara, che anche lei è cresciuta in questa palestra, ha scelto il judo anche perché aveva in famiglia qualcun altro che l'aveva già praticato. Tu come lo hai scelto? Mi ha portato mio padre sulla strada del judo perché quando era piccolo anche lui aveva praticato lo stesso sport. E dopo un risultato di un certo rilievo a livello europeo, hai iniziato ad indossare la cintura nera. Inizialmente non avresti potuto farlo. No, io sarei cintura nera dal 2011. Il maestro mi aveva detto che mi avrebbe lasciato indossare la cintura nera. Ho fatto poi in Spagna e mi ha lasciato indossare. Adesso quali i tuoi prossimi obiettivi? Gli europei? Il judo a Messina è abbastanza praticato, ci sono sette palestre. C'è qualche altro messinese che stimi in particolare? Che stimo messinese no, messinese no. E invece gli avversari di maggior livello con i quali ti sei confrontato, di che nazionalità sono? Uno spagnolo, Romania, e Russia. Si chiude qui l'appuntamento con Minor League che tornerà a farvi compagnia già nel corso delle prossime settimane. Vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo presto ovviamente su 3 Media.